adesso. Ok. Ah, mister, buonasera. Alessio Torzuoli per arciperugia.com. Si può dire che in questa sconfitta la differenza l'ha fatta la qualità del Parma, che ha saputo capitalizzare al massimo le due o tre occasioni che ha avuto, mettendo a segno due gol da, comunque da antologia? Loro hanno fatto due gol da antologia, questo è fuori discussione. Si è perso perché loro hanno fatto due autogol. Noi si è fatto la nostra partita, le nostre occasioni abbiamo create. È vero che magari non siamo stati, non ci siamo espressi come le altre partite, però se loro non si prendono quei due gol, la partita noi non la perdiamo. Anche noi abbiamo creato qualche opportunità che non siamo riusciti a concretizzare. Però sappiamo anche il valore del Parma, è una squadra che ha la partita con ambizioni di alta classifica. Ci sta che trovi i giocatori che hanno queste giocate. Senta, sì, nel primo tempo il Perugia era riuscito a tenere il pallino nel gioco anche il secondo tempo. Noi non abbiamo sofferto a livello di gioco, a livello tattico abbiamo preso questi due gol, anzi abbiamo fatto più partita noi che loro, però niente, loro l'hanno messa dentro, noi no, la differenza sta lì. Si può considerare un passo indietro nelle prestazioni rispetto alle ultime partite? Allora, in parte è vero, però non è che tutte le partite riesci a ottimizzare la prestazione come abbiamo fatto ultimamente. E quindi, perché comunque le abbiamo create anche noi, quella fine del primo tempo di Olivieri, all'inizio del secondo tempo con Olivieri, quella con i testi di Risi che poteva riaprire la partita, la palla strisciata a Meteoria dalla piccola, sono state situazioni dove potevamo magari o pareggiare quando stavamo 1-0 o addirittura accorciare le distanze e tenere la partita aperta. Purtroppo non è andata così e prendiamo altro sconfitta. La classifica rimane critica, anche se comunque anche le diretti concorrenti, sì, non hanno fatto risultati. Sì, più o meno visto, sì, questo era un turno difficile per noi, però anche le altre hanno qualcuno inciampato e comunque è un campionato, come ho sempre detto, la Serie B è un campionato difficile, duro, però come dura per noi dura anche per gli altri. Ultima domanda, quanto pesa il non aver fatto i tre punti sabato contro il Palermo e poi adesso la partita di Bari? Ormai non c'è più a pensarci perché il passato non ritorna. Serve per analizzare gli errori commessi, per analizzare le cose fatte, però si cerca sempre di andare avanti. Perfetto. Okay.